Salve ragazze e ragazzi, benvenuti nel nostro nuovo video. Allora, sì, ragazzi, ci vedete in pigiama perché stasera io e lui faremo il pigiama party. Ci siamo fatti le docce, ci siamo già preparati, già in pigiama. E stasera piove tanto, tanto, tanto. Che stai facendo? Stasera piove tanto, 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 quindi allora abbiamo preferito restare in casa e farci un bel pigiama party. Abbiamo prenotato la pizza, poi abbiamo delle patatine perché ci vedremo anche un film Disney su Disney Plus. E quindi ancora non so che cosa, ma gli voglio far vedere qualche cosa della Walt Disney, tipo, boh, non lo so, tipo Nemo, tipo Dumbo, non lo so, ancora dobbiamo decidere, ma sarà lui a decidere. Quindi, amore, quale ti vuoi vedere tu? Di Dora? Alla ricerca di Nemo? Non ho capito, quale ti vuoi vedere? No, Pocoyo non c'è. Oddio, che su Pocoyo, mio Dio. E quindi adesso aspettiamo la pizza. E noi siamo già in pigiama, raga, perdonateci, però stasera è così. Oggi è stata una giornata molto, molto piovosa e quindi niente, onde evitare, visto che è già raffreddato, già tosse a gogo, abbiamo preferito non uscire, non rischiare per poi restare a casa. Quindi adesso lui si sta guardando un po' di cartoni animati. E ti fai guardare, ti fai vedere. Digli dopo cosa facciamo con mamma. Cosa facciamo? Facciamo il pigiama party. Eh? Facciamo il pigiama party. Guardate com'è ingrandato, guardate. Mamma, si cartoni animati. Ok, ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao. La vuoi la pizza? Sì? E te la mangi? Non è che me la lasci di nuovo, no? Guarda mamma qui, guarda mamma qui. Quale pizza vuoi? Che poi lui che cosa fa, ragazzi? Poi vuole la mia, anziché la sua, avete capito che fa? E poi facciamo il cambio, anche se ovviamente la mia non riesce a mangiarsela, perché ho preso per lui la baby pizza margherita. Guardate com'è bello quando si mette così. Nino, sei bellissimo così, mamma, lo sai? Bellissimo questo mio bamboloccio. Va bene, ragazzi, aspettiamo la pizza. Ragazzuoli, la pizza è arrivata. Sei contento, Nino? Sì, vediamo che qual è questa. Allora, vediamo un poco. Allora, questa è la mini pizza del mio bambino. Questa è la tua e mamma si è presa invece questa. Raga, che spettacolo, raga, che spettacolo. Wow, sei contento? Vuole la pizza. Cioè, lui esce pazzo per la pizza. È buona? Amore, è buona la pizza? Eh? Guarda. Nini, ma non parli, non dici niente. Vabbè, questo non te lo mangiare, che è bruciacchiato. Ok, ragazzi, la nostra serata pigiama party sta iniziando. Io mi sono ovviamente fatti i capelli. Allora, Ni, com'è la pizza? È buona? Mi ha fatto così. Fagli vedere così. Oh, bravo! Mangia, mamma. Raga, che spettacolo. Guardate qua che pizza. Allora, questa si chiama pizza tipica, si chiama, ed è con scamorza, broccoli di rapa e salsiccia. Wow, ragazzi, wow! Allora, noi stasera facciamo, come vi dicevo, la serata pigiama party. Vediamo un po'. No, vabbè, lasciamo stare. Uno spettacolo.
È buona la pizza, è così. Ma allora, noi ce la stiamo gustando, ragazzi, è spettacolare. Mamma mia. Allora, il mio bimbo ha già finito uno. Allora, a lui non piacciono i bordi. Oh, tutte e due, wow! È buonissima la pizza! Ovviamente doveva prendere dalla mamma perché anche a me non piacciono i bordi. Ma questa, mamma mia, quanto è buona! Mamma, raga, guardate qua, guardate. Che spettacolo! Mangia, mamma, mangia. Vieni. Vieni, mangia di questo, dai. Allora, dopo dobbiamo scegliere il cartone animato della Walt Disney. Ora siamo indecisi tra Dumbo e Alla ricerca di Nemo. O Doro, Dora, Dora si chiama. Ai, in direttissima. E che fai? Ah, mangia mamma, mangia. Dai, dimmi com'è la pizza. Un poco, un pochino. Vai. Così, guarda, guarda, mamma ti fa vedere. Prendila così con le dita, così, bravo. Mettila. Ecco qua, bravo, questo lo cacciamo. Vai, dai. Ok, ragazzi. Allora, noi adesso. Mangia piano piano. Noi adesso finiamo la pizza e poi ci vediamo dopo. Ma se la sta mangiando tutta questa. Mangiati questa, tieni, tieni, mamma. Mettilo così, tienilo così. Bravo. Guardate com'è bravo. Ha quasi finita. Però è quella baby, eh. Quindi è più piccolina. Ma l'ho così finita, il bordo non lo vuole. Che fai? Vuoi un tovagliolino? Tieni. Bravo, guarda come si pulisce, com'è bravo. Ci muovo la bocca, non il tovagliolo, la bocca. Da mia mamma, te lo tiene mamma. Ok, anche in bocca ti sei pulito, perfetto. E voilà, ragazzi, ha finito una pizza. Baby. No, vabbè. Allora, lui ha terminato. È l'ultima pizza che è l'ultima fetta di pizza che c'ha. Io invece ne ho lasciato una, era buonissima, raga, ma non ce l'ho fatta, ecco. Ah no, penso che non lo voleva più. Adesso andiamo di là a vedere il cartone animato. Eh? E la nostra serata di pigiama party continua. E noi ragazzi siamo quasi pronti. Ecco qua, sta iniziando. Niccolò, lo sai quale ti puoi, ci possiamo vedere? La storia di Olaf. No, questo è bellissimo. Se no Alice nel paese delle meraviglie. Il Re Leone, Ni. Lo vuoi il Re Leone? Questo qui, lo vuoi questo? Il Re Leone. È bello il Re Leone. Oppure no, vabbè, questo è bellissimo. Oh mio Dio, quanti ce ne sono belli. Vabbè, io adesso provo a mettere questo qua, però aspetta che metto quello di sopra. Eccolo qua. Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua. Ok, allora noi iniziamo la serata Disney. Che bello, raga, quanto è bello. Ragazzi, niente, non gli è piaciuto, non gli è piaciuto. A lui piacciono i suoi cartoni animati, questi qua, questi che vedete qua, e quindi me l'ha fatto levare. Allora, ci vediamo questi cartoni animati suoi. A me non piacciono, ma ci vediamo questi. Sei contento? A lui piacciono questi. Lo devo accontentare oggi perché è là.
È la serata che va accontentato. C'è la pubblicità? C'è la pubblicità. Niente. Io con la scusa mi vedo il Re Leone, ragazzi. Perché a me questi non mi piacciono. Mi, te lo vuoi vedere il Re Leone? Guarda quando è bello quando si mette così. Niccolo. Si incanta a questi cartoni, ma non mi piacciono a me. Era bello più un cartone Disney. Allora, ce lo vediamo insieme. Ci abbracciamo sul divano insieme, senza questo tablet. Non è convinto. Perché a lui piacciono questi. E va bene, ragazzi. Che bello. Un giorno ti porterò a Disneyland, mamma, quando sarai più grande, però. Guardate che bello. Ok, inizia il nostro film. Però lui non lo vuole, lui non lo vuole. Oh, guardate a lui. Cici, forse gli piace. Forse questo gli piace. Guardate i giochi dove sono, ragazzi. Forse questo gli piace. Guarda quanti uccelli che ci sono, mamma, non me lo ricordo più, Re Leone. Chissà gli piace, non lo so, raga. Ah, io sono sicura che se mi metto sul divano mi addormento al mille per mille. E niente, lui vuole questi, niente, raga, non posso farci niente. Ragazzi, niente, non sono riuscita a farglielo vedere. E vabbè, io mi sto vedendo il Leone mentre lui si sta guardando i suoi cartoni animati. Ma adesso si è pure spostato. A noi? Ma fa finta che piange. Guarda che mica sta piangendo il leoncino, è nato, mamma, sono felice che sono. È nato. Oh, un topino c'è, come te. Forse l'ho convinto. Guardatelo quando si mette così, mi fa impazzire. Che beh, guarda, che leone. E lui gioca. Stai giocando? E lui sta giocando mentre io mi vedo il Re Leone. Ancora è troppo piccolo, vabbè. Ecco qui ragazzi, siamo giunti al termine, la nostra serata e si è conclusa. Adesso il bimbo va a dormire perché c'è un po' di sonno. Quando fa così è nervoso, quindi vuol dire che ha bisogno di andare a dormire e lo accontentiamo. Quindi noi ragazzi vi auguriamo una splendida notte e se questo video dovesse uscire invece durante il giorno vi auguriamo una buona giornata. Grazie ragazzi come sempre, ci vediamo al prossimo video. Saluta! Ciao!